Ciao, oggi è domenica sera, fine della giornata, mi devo struccare e mi strucco con voi, così parliamo un po'. Allora, oggi domenica, qui il 1º maggio, e il 1º maggio qui si offrono i mughetti, ogni 1º maggio è così, quindi mia figlia me li ha portati. Però tempo brutto, non siamo potuti uscire nemmeno a fare una passeggiata, vento, acqua, freddo. Quindi siamo stati a casa, i ragazzi sono venuti a mangiare qua, con i bambini. Abbiamo passato una bella domenica, abbiamo mangiato, abbiamo giocato a carte, abbiamo giocato a burraco con i miei generi e mio marito. E le ragazze, le mie figlie sono con i bambini, quindi abbiamo passato una bella giornata. Dai, allora mi strucco con voi, dai, perché sono stanchissima. Stamattina, stasera faccio subito, mi strucco con questi della Isre, della Lidl, quindi non faccio tante cose, sono proprio stanca. Da stamattina presto. Ieri già avevo preparato dei grissini per l'aperitivo, avevo già preparato dei biscotti per i bambini, ho preparato a mangiare lo spezzatino con le carote, ho preparato ieri sera perché è molto lungo a cucinare, ci vogliono 3 ore di cottura, ecco, di cottura. Quindi l'ho preparato ieri sera e oggi stamattina solo scaldato, ho fatto la pasta, è venuto buonissimo. Hanno mangiato tutti. Poi abbiamo mangiato il formaggio. E avevo anche fatto delle foto della tavola, ma non ho avuto tempo perché sono arrivati. Abbiamo mangiato poi, insomma, scusate, devo alzo un po' perché mi sembra che sono un po' bassa. E niente, quindi adesso sono le 9:30, 9:30, no, 9:10. E adesso sono veramente stanca. Adesso ho solo voglia di struccarmi, prendere una bella tisana e mettermi a letto davanti al film. Allora, vi dicevo, oggi come dessert io ho comprato il gelato, vaschetta di gelato alla vaniglia di Madagascar, buonissima, molto profumata. Questo gelato è veramente ottimo. E poi mia figlia grande ha fatto un crumble di mele, non so se lo conoscete, ma sono mele cotte al forno, tagliate a pezzetti, fatta come una sbriciolata di farina, burro, cannella, e si mette al forno, è buono, e si mangia caldo, tiepido. E mia seconda figlia ha fatto un clafouti, cioè, scusate ma scende, un clafouti, cioè una torta con le ciliegia, mi sembra che va bene, scusate, do un'occhiata. Ok, mi sembra che va bene, oggi no. Certe volte non abbiamo voglia di struccarci, ma comunque togliere almeno il più. E vi dicevo, quindi, allora abbiamo mangiato il crumble di mele, il clafouti di ciliegie e il gelato alla vaniglia. Mi sa, un ottimo dessert. Abbiamo preso parecchie calorie, ma comunque rimedieremo in settimana. Io stasera ho
mangiato pochissimo. Mio marito ha fatto due uova, no, sì, delle uova così sbattute in padella con una fettina di prosciutto. Mi sono presa un po' di mele cotte e niente, una tisana. Beh, ragazzi, ci vediamo, vado a sciacquarmi. Rieccomi, ragazze. Adesso io mi metto il siero. Questo è lo stesso dell'altra volta, quella della brochet. Sono sciacquato il viso. Non c'è niente da fare, eh? Quando ci strucchiamo comunque ci sentiamo meno. Ma io stamattina vi avevo fatto già il video. Vi avevo fatto il video quando mi ero. Ora, c'ho certe unghie, scusate, ma sono proprio, si sono rotte là facendo i servizi. Oggi pomeriggio, facendo i piatti. Si sono rovinati. Domani la prima cosa che devo fare sono queste, le unghie. Mamma mia. Comunque. Anzi, vi parlerò anche di questi smalti che non mi sono tanto piaciuti. Questo è lo smalto Kiko. La top coat di Essence. Il nuovo che mi sono comprata adesso non mi piace assolutamente, non mantiene, si toglie dopo di 2 giorni. Avevo un altro prima, era molto meglio, ma ve ne parlerò in un altro video, semmai. Quindi, dicevo, allora, passiamo alla crema. Ecco, scusate, ma io senza occhiali no, non vedo niente. Allora, aspettate. Ecco, questa è sempre questa. Quella della Yves Rocher. Scusate, ma voglio vedere una cosa. Che vi dicevo? Non mi ricordo più. Dicevo che stamattina, prima che i ragazzi arrivassero, mezzogiorno, avevo fatto da mangiare, preparato tutto, la tavola, tutto a posto, era tutto pronto. Poi mi sono presa la doccia come al solito, la doccia, mi sono lavata, mi sono sto. Come avevo finito comunque presto, perché mi era alzato presto, ieri mi era preso un po', già avevo cucinato comunque ieri sera, ci stava solo la pasta da fare, quindi avevo preparato tutto, la tavola, messo gli aperitivi, eccetera, eccetera. Allora, come c'avevo tempo, avevo pensato di farmi un video del trucco domenicale leggero così in casa. Ho fatto il film, ma non si vedeva bene per niente. Speriamo che questo si vede, non lo so, ma si vedeva scuro, come se c'era una nebbia, quindi il video che vi ho fatto l'ho cancellato, non si vedeva niente. Quindi allora adesso lo faccio un altro adesso e vediamo se questo va bene. Ok. Ah, mi sento meglio. Allora, prendiamo un po' di. Vediamo questo. Le crochet, la carrete. In questo tempo a me non mi si seccano mai le labbra, ma come c'è? Vendo furi, vendo umidità. Sembra della Rocher. In questo momento ho sempre questi prodotti, ma voglio finirli. Non voglio prenderne altre, se no dopo una volta che si aprono si devono consumare comunque dopo 6 mesi.
Certe volte sono pure 3 mesi certi prodotti, quindi voglio finire di smaltire prima tutti questi che ho e poi semmai ricomprare gli altri. Vorrei cambiare questa volta, non lo so che cosa prenderò la prossima volta, ma per il momento c'ho questo e utilizzo questi. Stasera non mi sono messa nemmeno il tonico né l'acqua perché sono veramente stanca. Niente ragazze, io ho finito, mi sono struccata, adesso mi metterò a letto e con la mia tisana di camomilla, così dormirò bene. Mi metto a letto, mi vado a vedere il film, non so, forse vedo forse Canale 5, non lo so, vediamo stasera che c'è. E questo è tutto. Quindi vi auguro una buonanotte, sogni d'oro e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.